Il violoncello, col puntale o senza puntale? Siamo verso la fine del 1500, quando appaiono i primi violoncelli. E questo ad opera dei primi grandi liutai che troviamo a Brescia, che si chiamano Gasparo da Salò e Pietro Maggini. Il violoncello nasce, ha origine dalle viole da gamba e nasce perché serviva uno strumento che avesse più possibilità sonore, una maggiore profondità nei bassi per quanto riguarda l'accompagnamento di tutte le musiche strumentali e vocali e che continuasse ad essere in qualche modo maneggevole. Quindi nasce il violoncello e nasce senza il puntale, proprio perché deriva dalle viole da gamba e veniva suonato così come lo sto tenendo adesso io. Il puntale verrà fuori definitivamente, sarà sdoganato definitivamente, diciamo nell'Ottocento, ne parleremo probabilmente in un'altra pillola. Ma fino all'Ottocento diciamo che la prassi era di suonare in questo modo, anche se qualche trasgressione, come sempre, c'è stata. Per esempio, immaginiamo, ecco, la ricerca di un suono sempre più profondo, sempre più rotondo, grave, portava a volte gli liutai a costruire dei violoncelli che erano anche più grossi di questo, più voluminosi. E immaginiamoci qualche strumentista che in qualche modo poteva essere basso di statura, per cui poteva avere problemi a sorreggerlo fra le gambe, no? Poi non dimentichiamo che all'epoca la statura media era più bassa di quella di adesso, quindi probabilmente c'era molto questo problema. E poi non dobbiamo dimenticarci le donne, perché anche le donne suonavano e voi potete capire che una posizione di questo tipo, quantomeno in pubblico, era assai sconveniente. E allora appaiono i primi puntalini che vengono adattati e posizionati in questa posizione, in questa zona dello strumento, oppure lo strumento veniva appoggiato su degli sgabelli o su dei puff per poter essere sorretto. Per esempio, le donne ovviamente suonavano in una posizione simile a questa, per cui lo strumento andava sorretto. Com'è suonare senza puntale o con il puntale? Ovviamente con il puntale è un pochino più comodo, perché? Perché lo strumento è più maneggevole, si è più liberi nei movimenti e infatti nasce, lo vedremo poi in un'altra pillola, dicevo, nasce proprio perché la musica evolve in senso anche virtuosistico per il violoncello. Senza puntale non è così tanto scomodo, bisogna abituarsi, bisogna immergersi in un'altra dimensione fondamentalmente. Ed è un po' l'esercizio che piace fare a me quando vado alla ricerca, soprattutto con i colleghi dell'archicembalo, vado alla ricerca di quello che è una filologia, che non è semplicemente un accontentarsi di seguire delle regole scritte sui trattati, ma è proprio una ricerca di un suono, di una dimensione, di un'atmosfera che probabilmente esisteva allora. E non è una ricerca semplice, perché seguire delle regole che riguardano un testo si studiano, si perfezionano, ci si studia sopra. Non è così complicato. Il problema più grosso per me personalmente è di immaginarmi di essere in quell'epoca. Perché anche? Noi oggigiorno ogni strumento lo studiamo con un patrimonio di conoscenze tecniche e musicali di 4 secoli e più. E tutti i trattati odierni, i metodi di studio di uno strumento sono fatti in modo di educare all'esecuzione di qualsiasi periodo musicale, quindi anche la musica dei giorni nostri, la musica del Novecento, quella dell'Ottocento. Ma noi qui siamo in un'epoca in cui non esistevano ancora nemmeno i trattati di violoncello. Se io mi immagino oggi di essere nel 1700, io suono il violoncello, magari ho sentito qualcuno che l'ha suonato. Posso essere stato a contatto con qualche altro strumentista che peraltro magari ha sviluppato delle conoscenze in maniera autonoma, in maniera artigianale.
Quindi devo cercare di spogliarmi un po' delle conoscenze evolute che ho per tornare un po' con la testa a quell'epoca. E il fatto di essere in qualche modo messo nelle condizioni di allora mi porta un po' ad immaginare cosa poteva succedere col suono. Ovviamente ho un'angolazione diversa dello strumento, un uso dell'arco diverso perché lo strumento è più verticale. E cerco di sforzarmi per rendere il suono più simile a quello che poteva essere all'epoca. Ovviamente gli accorgimenti sono anche altri, per esempio le corde, ma non diciamo tutto oggi, teniamoci qualche argomento per una prossima volta. Vi lascio con un aneddoto molto carino che mi è stato raccontato anni fa ed è molto curioso, una cosa che è abbastanza conosciuta, forse un po' romanzata, ma interessante. Dunque, siamo nei primi anni del 1800 e immaginiamoci a Parigi, c'è un violoncellista che sta suonando un concerto in pubblico. Questo violoncellista si chiama Jean-Louis Duport ed è stato uno dei più grandi violoncellisti di tutti i tempi, è un personaggio importantissimo per la storia del violoncello perché è stato forse uno dei primi, se non il primo, a redigere un trattato sul violoncello. A un certo punto appare in sala ad ascoltare niente meno che Napoleone Bonaparte, il quale, terminato il concerto, va personalmente a congratularsi con Monsieur Duport e, preso dall'entusiasmo, vede lo strumento. Ovviamente Duport stava suonando così come sto suonando io adesso, senza puntale. Prende lo strumento e dice: "Ma come si usa questo?" Si siede e cerca di posizionarlo anche lui tra le gambe. Il problema è che Napoleone è vestito da militare, per cui ha questi stivali con speroni, borchie, no? Per cui appena appoggia le gambe allo strumento, lo strumento stride perché lo ammacca, lo graffia in qualche modo. Archeo Duport corre subito e dice: "Per carità, maestà, la prego", no? E gli strappa praticamente lo strumento dalle mani. Napoleone non reagisce, anzi rimane, si scusa quasi perché rimane colpito dal moto appassionato di Duport e quindi tutto finisce lì. Dunque, il violoncello in questione è uno splendido Stradivari del 1711 che ancora oggi porta il nome di Duport. Ed è stato per tantissimi anni suonato da un'altra leggenda della musica del violoncello, Mieczysław Rostropowicz. Ecco, su questo strumento, ancora oggi, non so in quale delle due fasce in fondo, è possibile vedere il segno di questa ammaccatura. Con questo vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima pillola, mi raccomando, non mancate.